Salve a tutti signori, è stato da pochissimo presentato il Mi Band 2, la seconda versione del braccialetto da polso Xiaomi che, se vi ricordate, avevo preso anch'io e venduto dopo un mese per altissimo tasso di inutilità. Questa volta Xiaomi ci ha riprovato e ci ha azzeccato in pieno, non c'era riuscita con l'1S che aveva solo il sensore di battito cardiaco in più, c'è riuscita con il 2 in cui aggiunge finalmente il display, che è quello che tutti volevano. Infatti la seconda versione del Mi Band comprende proprio un display da 0,42 pollici OLED, antigraffio, antiimpronte eccetera, più un tasto che sta sotto, il tutto in dimensioni abbastanza compatte, un po' di più veramente dei vecchi Mi Band ovviamente, e con soli 7 grammi di peso, quindi al braccio non lo sentirete mai. Sostanzialmente a cosa serve questo Mi Band? Adesso potrete vedere anche l'orario e insomma una piccola icona di notifica, ovviamente lì non potete rispondere, non potete usare il telefono, parliamo di uno schermo non a colori ma semplicemente con qualche pixel lì che si muove. Molto bello perché vi permette di ricevere messaggi, chiamate, vibrazione, monitoraggio del sonno, battito cardiaco, passi eccetera eccetera, tutto quello che fa uno smartwatch insomma, in questo piccolissimo dispositivo che mettete al polso e che ha un prezzo davvero contenuto di soli 20 euro in Cina. Quindi qui in Italia potrebbe arrivare a 5-10 euro in più, dipende quando lo vorrete comprare. Un'altra caratteristica importante è che in questo piccolissimo spazio sono riusciti a mettere 70 mAh di batteria, che sembrerebbero pochissimi per un telefono, ma per un smart band simile sono davvero davvero tanti, infatti riesce a raggiungere i 20 giorni di autonomia nonostante abbia uno schermo. Per me risulta un grande passo avanti rispetto ai vecchi smart band di casa Xiaomi, e si imporrà bene sul mercato perché ne hanno venduti davvero tanti della prima versione. Adesso che c'è lo schermo potete vedervi pure l'orario, potrei tornare a essere interessato sperando che non sia una delusione come la prima versione che alla fine aveva i LED eccetera ma non era poi così utile. Per questo brevissimo video ho concluso, se volete altre informazioni io vi rimando al solito articolo di PlusRev.